Buonasera amici, benvenuti sul mio canale YouTube o bentornati. Stasera parliamo della storia della musica del Rinascimento. Un periodo che è stato categorizzato, definito in modo molto vario. C'è chi lo fa coincidere con 2 secoli di musica, dal 4 al 600. C'è chi invece lo individua dal 1450 fino a tutto il 500. Ma questi sono questioni di poco conto. Ciò che veramente è importante è riflettere su un aspetto che secondo me e secondo la gran parte degli storici è centrale: il rapporto tra la temperie culturale letteraria dell'umanesimo italiano e l'evoluzione, la trasformazione del linguaggio musicale. Infatti è stata la riforma della lingua italiana di stampo classicistico di Pietro Bembo, vissuto tra 4 e 500, che è inserita in una tendenza generale di raffinamento e di stilizzazione della cultura letteraria italiana, che è chiamato petrarchismo. È questa riforma e questa tendenza che portano, con una diretta congiunzione causa-effetto, alla trasformazione musicale che vediamo chiarissima davanti a noi quando esaminiamo la storia del madrigale. Ecco, se c'è una forma del Cinquecento che potrebbe essere scelta per renderla emblematica di che cos'è il Rinascimento in musica, è proprio il madrigale. Il madrigale del Cinquecento, che ha tutta un'altra accezione rispetto al madrigale dell'Ars Nova italiana. Infatti, per esigenze di tempo, nello scorso video non avevo potuto parlare di Francesco Landini, di Guillaume de Machaut, insomma, non avevo potuto parlare di esponenti né di forme dell'Ars Nova francese italiana. Però così en passant volevo lasciarvi questa triade di forme che proprio sostanziano l'Ars Nova italiana, ovvero madrigali, cacce e ballate. Però madrigali del 300 erano forme per 2 voci, 2 sole voci, e senza che fosse ancora messa a fuoco da parte dei musicisti un rapporto stretto tra parola poetica e musica. Erano come elementi a braccetto, ma non consapevoli di stare compiendo lo stesso percorso di senso. E invece, con il clima letterario dell'umanesimo, è la centralità della parola che è il fulcro di ogni invenzione musicale. E come mai tutto questo è Rinascimento? Perché ci si ricollega direttamente all'estetica musicale degli antichi greci e in particolare alla grecità classica, quando era chiaro e sentito come principio estetico che il suono debba essere servo della parola, ecco, al tempo dei nomoi. E il madrigale
come semplice intuire, è la forma musicale che dà veste sonora a testi letterari di livello altissimo. Possono essere stanze di canzone, sestine, sonetti, un'indagine proprio documentaria, diciamo, sui testi più musicati dai madrigalisti tra 1520 e il 1620, hanno evidenziato che Petrarca, Guarini e Tasso sono la top three, ecco, dei poeti più musicati. E la tematica, come è chiaro, oscilla tra il lirismo amoroso, che è quello prevalente, e anche l'idillio descrittivo, narrativo. E il madrigale che cos'è? È una forma polifonica, principalmente, cioè prevalentemente per quattro voci, in cui informalmente ci sono strumenti che seguono, variano o sostituiscono i cantori, perché è musica da camera che prevede appunto 4-5 cantori e qualche strumento, ma comunque gruppi ristretti. E in quanto musica da camera, in quanto c'è questo piccolo organico, anche i fruitori sono un ristretto numero. E la forma a livello musicale è libera, astrofica, si può dire anche con il termine tedesco Durchkomponiert, cioè aperta, una forma aperta in cui c'è un semplice flusso di più episodi. Ma in che modo la musica segue il testo poetico? Mi emoziona tanto pensare che l'operazione creativa dei musicisti del Cinquecento per comporre madrigali è proprio innanzitutto una lettura profonda, uno scavo nel significato del testo, per cui ci si ricollega direttamente alla stessa etimologia della parola verso, perché si torna indietro, il versus, per cui, per essere chiara, la musica non è una semplice scansione sonora del testo, ma ci sono ripetizioni, e questo mi sembra importante sottolinearlo, perché è il musicista stesso che si fa lettore in modo proprio umile e sentito e sensibile, e per questo, ecco, si musica una struttura metrica che corrisponde a una frase di senso compiuto, e poi non prosegue, ci ritorna sopra, e ci sono perlomeno due volte le frasi, ecco, proprio perché è bellissimo sentire come risuona diverso ogni nuova ripresentazione di una frase del testo poetico, come risuona, in cosa cambia rispetto alla prima esposizione. E questo, sì, ve lo confido come suggestione personale, quando recentemente ho ripreso ad ascoltare dei madrigali di Marenzio, Monteverdi. Ma appunto, guardiamo brevemente insieme come si è delineata la storia del madrigale, che, dicevo, può essere una storia emblematica e rappresentativa del Cinquecento musicale italiano e anche più diffusamente europeo. Allora, innanzitutto bisogna dire che
Questa forma è sorta nei primi decenni del Cinquecento e addirittura è giusto dire verso il 1530, perché è di quell'anno la prima comparsa del termine madrigale in un frontespizio di un'opera stampa. A proposito, la stampa è nata grazie al marchigiano Ottaviano Petrucci, che è vissuto sì, tra 4 e 500, nato solo 4 anni prima di Bembo, 1466, e è stato lui a ideare un sistema di impressione a caratteri metallici mobili. E nel 1501, quindi 29 anni prima di quella raccolta che era Madrigali dei diversi musici, libro primo della Serena, edita a Roma, ma nel 1501 a Venezia era stato Ottaviano Petrucci a stampare per la prima volta una raccolta di brani musicali. E poi lo vedremo in seguito, ma ecco, ci sono fondamentalmente tre fasi nella storia del madrigale. La prima fase vede comparire agglomerati vocali omoritmici, cioè di stesso ritmo, e con poche imitazioni. Ecco, l'imitazione è una breve annotazione perché è un termine strettamente compositivo. L'imitazione è il procedimento per cui una melodia esposta a una voce compare a stretto giro a una voce successiva, causando un intreccio, perché sul finire della melodia della voce 1 compare l'inizio della stessa melodia presentata alla voce 2, e può essere proprio la stessa melodia oppure essere simile. Ecco, imitazione. L'imitazione in senso più stretto e severo è il canone, per cui la voce successiva è proprio esattamente identica alla voce antecedente. Ecco, no, dicevo, nella prima fase del madrigale ci sono poche imitazioni tra le voci e tanta omoritmia, ma a metà secolo accade una grandissima novità, anche se come ogni grande trasformazione compare quasi in sordina. Compare l'uso di madrigalismi, ovvero di figure retoriche sonore che inizialmente, appunto a metà secolo, sono soltanto visive, cioè sono soltanto apprezzabili osservando la partitura vocale. Ad esempio, in corrispondenza di parole come lago, come occhio, un disegno melodico a formare una linea ovale. E questo è proprio un gioco compositivo che a noi fa un po' sorridere, però è da questi esordi che poi nell'età successiva nascono madrigali sul piano semantico, sul piano appunto di una resa sonora ritmica, espressiva del testo. Nella prima fase del madrigale bisogna menzionare Franco Fiamminghi della quarta generazione, come Arkadelt, Verdelot, che Verdelot era un musicista molto presente in quella raccolta del 1530, Willaert. E italiani
italiani come Sebastiano e Costanzo Festa, Girolamo Parabosco, Alfonso della Viola e Francesco Corteccia. E ecco che invece nell'età del madrigale classico, nel cuore del Cinquecento e quasi verso l'ultima parte tra metà e 1570, con Andrea Gabrieli, Vincenzo Ruffo, Nicola Vicentino, Giovanni Pierluigi da Palestrina, che per lo più, come vedremo, era un autore di polifonia sacra, però in gioventù scrisse madrigali, Annibale Padovano, Claudio Merulo e Cipriano De Rore. Ecco, in particolare Cipriano De Rore è una figura centrale del madrigale classico. E fu allievo di Villaert a Venezia, e fiammingo De Rore come Villaert del resto, e è l'iniziatore alla lontana della cosiddetta seconda pratica definita da Monteverdi, quando all'inizio del Seicento fu criticato per non aver rispettato le regole accademiche del contrappunto, e allora in una querelle fondamentale per tutta la storia della musica ha affermato la sua posizione difendendosi con l'argomento che davvero lo aveva portato a comporre in maniera più libera, cioè in piena onestà intellettuale ha assunto di essere a conoscenza di non aver rispettato talvolta delle regole compositive, di equilibri formali o di buona condotta delle parti secondo il magistero tecnico contrappuntistico dei fiamminghi. Ma lui ha detto: certo, lo so, ma io scrivo seguendo la seconda pratica. La prima pratica è quella in cui il compositore vede la musica padrona dell'orazione, cioè del testo, per cui può seguire certamente senza problemi le regole accademiche, ma la seconda pratica è quella per cui si fa aderire la musica al testo, e allora certamente ci possono essere dissonanze, intervalli non permessi, profili melodici un po' più astrusi se c'è da esprimere dolore, ansia, uno stato di tensione emotiva. E ecco, e dicevamo che De Rore è precursore di tutto questo, perché la sua musica è plasmata sul testo con sensibilità e persino con enfasi, ecco appunto, anche a discapito della regolarità e dell'equilibrio della struttura musicale. E nel crepuscolo poi del Rinascimento, sul finire del secolo, i madrigali di Monte, Orlando di Lasso, Marenzio, Monteverdi e Gesualdo raggiungono livelli di espressività inauditi, perché è più ampio il bagaglio di procedimenti tecnici che sono a disposizione degli autori per valorizzare pienamente la loro individualità artistica. E c'è da dire che più che
un susseguirsi di immagini isolate, ecco che c'è davvero un senso musicale che vuole seguire e dipingere il testo poetico nella sua interezza, nella sua connotazione, ecco, potremmo dire nella sua atmosfera e nel suo evolvere di un'atmosfera nell'altra. Vi consiglio di ascoltare Or che il cielo e la terra, musicato da Monteverdi, e qualsiasi altro madrigale di Monteverdi, di Gesualdo, che è stato definito il più espressionista ante litteram del Rinascimento, e Marenzio, sì, ma in parallelo al madrigale troviamo anche forme sempre cortesi e colte, ma meno complesse e anche meno illustri. Si tratta di villanelle, canzonette, anche canzonette spirituali, e addirittura poi c'è una forma che è proprio mondana, che è il balletto, che è un'agile polifonia strofica su versi vivaci punteggiati da espressioni come falala, falilele, e vedete com'è ritmica questa presenza di parole inventate, proprio perché il balletto era una forma di danza, di musica per danza, e bisogna ricordare Giovanni Giacomo Gastoldi, un musicista completo che ci ha lasciato esempi di ogni forma di musica diffusa nel Rinascimento musicale, però nei balletti a cinque voci per la corte di Mantova ci ha lasciato una testimonianza ineguagliabile. E poi la frottola. La frottola è una forma semplice, sillabica, declamatoria, su testi buffoneschi, anche la parola lo suggerisce. C'è questa valenza umoristica, questi toni leggeri, a volte convenzionalmente patetici, anche amorosi, però senza il lirismo, che invece è del madrigale. Bisogna dire, sì, ambienti aristocratici di corte, quindi questa è l'unica cosa in comune col madrigale, cioè il fatto che a corte erano diffusi, però sì, è evidente come la forma sia più leggera. Addirittura bisogna ricordare che, come ci testimonia Castiglione nel libro del Cortegiano, c'erano due forme di vita della frottola, ovvero più spesso c'era una semplice voce solista che cantava un testo poetico così, appunto, buffonesco, melodizzando a mente, creando una linea che era già memorizzata, perché ovviamente una linea di canto completamente improvvisata sarebbe stata un po' rischiosa, ma il musicista cosa faceva? La ideava, la memorizzava, e a quel punto poi, fissata nella memoria, la cantava e si accompagnava spesso con il liuto improvvisativamente. Sì, perché accompagnarsi improvvisando è già un'altra cosa rispetto a improvvisare ex novo una melodia tematica. Invece, ecco, l'accompagnamento era improvvisato,
ad una melodia ideata e memorizzata. E questo è emanazione diretta della tradizione quattrocentesca dei cantori improvvisatori. Infatti, sì, avevamo saltato provvisoriamente a piè pari il 400 italiano, ma un motivo è che proprio il 400 italiano vive di questa tendenza fortissima dei musicisti di appartenere a questa tradizione di improvvisatori che ci riconduce direttamente col pensiero ai trovatori e trovieri, ovviamente con tutt'altro senso armonico, perché presso trovatori e trovieri la linea di canto era probabilmente solo raddoppiata da uno strumento, e certamente qui nel 4-500 è già molto più presente una sensibilità armonica che va verso la gravitazione che poi sarà nel 600 pienamente tonale. Quando parlo di modale e tonale mi riferisco a dei sistemi musicali. Quello modale affonda le sue radici nelle scale greche alla lontana, ma sostanzialmente è direttamente da quelle che è derivato. Mentre parlando di sistema tonale ci sono soltanto due scale possibili, quella maggiore e quella minore. Per approfondimenti vi rimando a un vecchio video denominato Tavolozze sonore. Oppure certamente potete trovare un aiuto, un fondamento teorico su questo in qualsiasi libro di teoria della musica, ma sono sicura che intuitivamente sapete quando una musica è modale e quando è tonale, perché si sente anche a pelle, quando una musica è modale la sentiamo come medievale di subito e sentiamo che c'è un'assenza di gravitazione in senso moderno, è una gravitazione molto più soffusa e tutt'al più verso a volte verso il quarto grado o verso il grado precedente il primo grado, che è a distanza di un tono quasi sempre dal primo grado, mentre tipico del sistema tonale è la distanza di un semitono tra settimo grado e primo. La sensibile che sale a tonica. E questa era una parentesi per dire che è vero che la frottola è emanazione diretta della poesia cantata dai trovatori e trovieri, perché nel 400 è improvvisativa, però, tanto per contestualizzare, ovviamente è tutta un'altra sensibilità armonica quella del 1100 rispetto al 400 o 500. E è vero che l'altro modo in cui la frottola aveva vita, prendeva vita, era quello invece di polifonia a quattro parti vocali, non necessariamente con accompagnamento di strumenti, e comunque uno stile polifonico in cui la voce superiore prevale nettamente sulle altre voci per importanza melodica. Questo è uno stile che ritroviamo proprio per l'influsso fortissimo della musica italiana, lo ritroviamo nel Lied tedesco. E
a livello testuale, la forma si richiama alla struttura metrica della ballata trecentesca e quindi ripresa, piedi e volta, ripresa, che ricordiamo poi dal 1360 si era svincolata dalla sua natura di danza, era diventata autonoma. Ecco, autori di frottole da ricordare sono Bartolomeo Tromboncino e Marchetto Cara, ma anche De Pré, musicista fiammingo, ne ha scritte, è molto nota, ve la consiglio, divertentissima, è Il Grillo. Il Grillo è un buon cantore che tiene a lungo verso. Abbiamo toccato più volte nel parlare del madrigale e nel parlare anche adesso della frottola. La parola fiammingo era quasi in un tag cloud immaginario di questo video, è una parola in evidenza, ma come mai? Perché la vivacità economica, culturale, dei fiamminghi e quindi delle fiandre e diciamo pure anche franco fiamminghi, sì, era senza uguali. Già dalla metà del 400 c'era una vivacità che ha fatto fiorire una sapienza tecnica non solo in musica ma anche nell'arte, e per questo la scuola fiamminga con le sue sei generazioni di musicisti che dal 400 ci conduce direttamente fino al 1550 circa, e talvolta in libri di testo si vede scritto che la scuola fiamminga copre diffusamente 2 secoli di musica, il 4 e il 500. Sì, comunque c'è da dire che il loro magistero tecnico contrappuntistico è la fioritura massima di quella polifonia che, come abbiamo visto, aveva sbattuto le sue piccole ali nella scuola di Notre Dame tra 1100 e 1200. È tutto d'un altro tipo il mottetto dei fiamminghi rispetto al mottetto del 300, del 2300, perché non è più un intreccio polifonico nota contro nota, ma è un intreccio di melodie compiute, dotate di una loro autonomia, di un loro carattere, di una loro valenza espressiva. Il mottetto dei fiamminghi è una forma agile di grande libertà ritmica e complessità, e è una forma sacra, ecco. Non c'è più quella sincresi che avevamo visto di più testi. Vi consiglio il mottetto Nuper Rosarum Flores, composto da Dufay, il primo dei fiamminghi, nel 1436 per l'inaugurazione del Duomo di Firenze. D'altro canto vediamo anche la messa come altra grande forma in uso presso i fiamminghi, quindi messe e mottetti, e la messa nei suoi 5 momenti, Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus Benedictus e Agnus Dei, è in realtà un tutto organico, unificato da un tenor, anche qui è
presente il tenor come nei mottetti, ma questo tenor non è soltanto una melodia gregoriana, può anche essere una melodia profana. Sono da ascoltare le bellissime messe intitolate ad esempio L'Homme Armé, che prendono come tenor, come fondamento dell'invenzione melodica contrappuntistica, la melodia da taverna intitolata L'Homme Armé. L'Homme Armé, L'Homme Armé, L'Homme Armé, L'Homme Armé, L'Homme Armé. Sentite, certo, anche se è una melodia da taverna, come è austera. Ai nostri orecchi suona strano questo, ma invece fino al Rinascimento è normale che accada questo, perché non c'è ancora una distinzione di stili tra sacro e profano, tra frivolo e elevato. È comunque sempre musica che ci appare, ecco, severa, tra virgolette, e statuaria nella sua bellezza. E sì, e c'è da dire che ecco, e queste messe composte addirittura su melodie profane si chiamano anche messe parodia, sì, e prendono il nome, ecco appunto, dal nome della melodia che è usata come tenor. Ma esistevano anche messe composte sulla linea di tenor composta ex novo. E allora in quel caso il nome della messa veniva preso da parametri teorici, per esempio messa primi toni, in base alla tavolozza usata per comporre quella linea di tenor. E Massimo Mila, grandissimo storico e intellettuale, che veramente tutti noi che osiamo parlare di storia della musica e di intrecci tra pensieri estetici di più arti, insomma tutti noi e in generale tutti noi musicisti vediamo in Massimo Mila un grande modello. E nella sua breve storia della musica, che se non avete vi consiglio caldamente, del 1963, con una bellissima suggestione paragona la messa fiamminga al moderno organismo della sinfonia. È certo che questa è un'immagine, è una similitudine, però così ci suggerisce la duttilità del coro polifonico delle messe fiamminghe. E è bellissimo considerare lo scambio intensissimo che avviene nel 400-500 tra i franco-fiamminghi e gli italiani, perché i primi calano nella nostra penisola in massa per lavorare, è esattamente così, calano in massa per lavorare in Italia. Di silenzio e lavorano nelle cantorie, quella del Papa, quelle dei signori,
mentre la musica italiana vive sommersa nelle sue forme più popolari, nella pratica improvvisativa che abbiamo visto. Ma poi arriva ad affermarsi col madrigale e a trasformare la sensibilità dei francofiamminghi. E allora ecco che Massimo Mila ci illumina dicendo che è proprio vero che nel secolo e mezzo che precede Palestrina, l'Italia assorbe dai fiamminghi la scienza e la tecnica e le ricambia con la plasticità dell'ispirazione melodica, col senso dell'armonia moderna, quasi tonale, col gusto degli agili ritmi di danza e con la concezione espressiva dell'arte. Allora ecco, bisogna ascoltare Vergine bella che di Sol vestita di Dufay, che ha musicato la prima stanza di questa canzone di Petrarca. E io vorrei parlarvi in breve di alcuni autori francofiamminghi. Vorrei dirvi che, ad esempio, subito dopo Dufay, che era stato cantore della Cappella Papale dal 1428 al 37, prima dai Malatesta a Rimini, poi dai duchi di Savoia, vedete quanto lavoro trovavano in Italia. E poi Okeghem ve ne parlo perché è da considerare il padre del perfetto stile imitativo a quattro voci. C'è da ricordare la sua composizione addirittura per 36 voci, intitolata Deo Gratias. Mentre invece abbiamo la corrente di Dufay, Bonsoir e Busnois, che tendevano più che a un contrappunto puro, in cui tutte le voci sono di pari importanza, alla Okeghem, tendevano a lasciare un certo predominio alla voce superiore, e questo per certi versi è in favore di più espressività. Allievo di Okeghem fu Josquin des Prez, 1450-1521, che è da ricordare come il musicista che ha operato una sintesi profonda tra la dottrina fiamminga del contrappunto e la sensibilità italiana dell'armonia incentrata sulla parola. Curioso come Lutero parla di Desprez, quando scrive: gli altri maestri devono fare come vogliono le note, ma Josquin è il padrone delle note, che devono fare come vuole lui. Josquin des Prez, cantore della Cappella di Milano, poi a Roma 10 anni, poi a Cambrai e poi di nuovo Modena, poi Parigi, Ferrara e poi Condé. Insomma, una vita pienamente europea e cosmopolita. D'altronde tutti i francofiamminghi avevano in sé una vocazione fortissima allo spostamento, e proprio riferendosi a Josquin, che tra l'altro abbiamo menzionato prima quando vi parlavo della frottola, e vedete come respirava il clima italiano e come era sensibile alle sue forme autoctone. Insomma, dicevo, parlando di lui, il teorico fiammingo Adrianus Petit Coclicus nel 1552 conia l'espressione musica riservata per indicare una musica espressiva di contenuto che è capace di stabilire una relazione forte e
e significativa tra parole e suoni. E perché è riservata? Perché intende dire che è riservata a pochi eletti, sia a livello creativo sia a livello di fruizione piena e di comprensione profonda. E... ma anche Pierre Delarue, altro allievo di Ockeghem, anche Delarue scrive conciliando contrappunto e fervore espressivo. E poi con autori come Villaert, Verdelot, Arkadelt e Cipriano de Rore, entriamo in pieno Cinquecento. Sentite tutti questi nomi, sono nomi che ho menzionato prima quando parlavo della storia del madrigale. Non si può, senza emozione, considerare come tutti questi autori fiamminghi di nascita si siano sentiti presto italiani di adozione, proprio perché hanno vissuto profondamente nella loro estetica la centralità della parola poetica, che è un po' la cifra dell'umanesimo. E certamente segno distintivo del Rinascimento italiano. Ma riguardo a questo, cioè a questi autori franco-fiamminghi che poi si sono cimentati con esiti stupendi a forme come il madrigale, che erano forme italiane, allora viene da chiedersi: ma ci sono autori italiani che hanno scritto polifonia sacra come fiamminghi e quindi messe e mottetti? La risposta è sì, perché abbiamo da ricordare la scuola veneziana e la scuola romana a livello di grandi fonti di creatività polifonica sacra nate in Italia. E peraltro la scuola veneziana fu iniziata da fiamminghi come Villaert, Verdelot e de Rore. Però è una scuola che culmina con autori italiani, zio e nipote, Andrea e Giovanni Gabrieli. E il fasto, la ricchezza, la gioia di vivere della Repubblica di Venezia vibrano nella loro scrittura polifonica, che è piena di libertà coloristica, di sfarzo, si può definire superba, sontuosa, ma allo stesso tempo dolce e soave. E Massimo Mila paragona l'arte di Andrea Giovanni Gabrieli al colorismo di Tiziano e del Veronese. E in cosa possiamo dire, come possiamo delineare l'evoluzione della scrittura da Andrea al nipote Giovanni, suo allievo? Andrea Gabrieli, bisogna dire, è stato il primo a richiedere espressamente degli strumenti, decretando una pratica che era già affermata a Venezia. Quindi con coraggio ha fissato un organico orchestrale, e questa fusione timbrica di voci e strumenti è stata poi perfezionata da Giovanni, che ha creato anche giochi stereofonici di masse corali orchestrali, posizionandole in punti opposti all'interno della splendida Basilica di San Marco.
che si creava così giochi di risposte, di echi, che nel loro desiderio di stupire sono preludio del barocco. E tutto diverso è il clima e il pensiero musicale che sta dietro alla polifonia romana, perché la scuola romana è informata dallo spirito della Controriforma, che mira a purificare il contrappunto in favore di una chiarezza armonica e quanto più possibile di una intelligibilità del testo sacro, e bandiva totalmente gli strumenti. E per questo le musiche della scuola romana sono sempre a cappella, per sole voci. C'è da dire che però sì, c'è un gioco di slanci delle voci, perché quando risolvono in senso già potremmo dire tonale, quando c'è una risoluzione sulla tonica, cioè sul grado in cui ci sentiamo a casa, una voce continua, sospendendo di nuovo l'atmosfera, ricreando una tensione. E questo sì, è una ricerca artistica espressiva, però è di tutt'altra natura rispetto a quella veneziana. E come ci racconta Massimo Mila, è stato Giovanni Pierluigi da Palestrina a incarnare i più grandi, i più alti esiti di questa scuola, e capace di conciliare la sua esigenza di creare e di fare contrappunto e l'esigenza ecclesiastica del Concilio di Trento, di una purezza, di una intelligibilità, con la missa Pape Marcelli, Palestrina, è riuscito a rispondere ai requisiti voluti dal Papa. È vero, è bellissimo mettere a fuoco che il conflitto tra la concezione medievale di preghiera come canto monodico che spontaneamente si innalza come giubilo e la concezione rinascimentale di musica come arte è un conflitto che evapora nell'arte di Palestrina, svanisce, perché Palestrina scrive musica che è arte, ma che è anche preghiera. E dicevo che gli strumenti sono banditi dalla scuola romana e in generale nelle funzioni religiose, nelle chiese, sono banditi, ma in proposito vorrei salutarvi con un cenno a un elemento importantissimo del Rinascimento, cioè l'affermazione progressiva di un'autonomia sempre più marcata del repertorio strumentale rispetto a quello vocale. È vero che i primi repertori strumentali sono trascrizioni di repertori vocali, è l'esempio anche delle intavolature per liuto, ma poi fioriscono forme come fantasie per liuto, oppure per organo, i ricercari, le toccate. Per approfondimenti vi rimando a Claudio Gallico, che ci fa un esame approfondito di tutte queste forme, ma
Certamente, come spesso parlando mi succede, vorrei rinnovare a tutti voi l'invito di fare esperienze di ascolto di musica rinascimentale, perché certamente se andiamo ai concerti notiamo che i repertori vanno sempre dal barocco in poi, è un 90% abbondante che include musiche dal barocco in poi. E allora verrebbe da dire, ma perché Medioevo e Rinascimento sono così poco rappresentati nelle nostre sale da concerto? È vero. Sono musiche così lontane, però è diversa l'atteggiamento, è diverso l'atteggiamento che forse nella cultura italiana di oggi vediamo riguardo all'arte figurativa, perché è come se fosse percepita come più facile, più immediata, davanti a un Raffaello, a un Leonardo. È vero, la bellezza si manifesta davanti ai nostri occhi e non c'è neanche da studiare per apprezzarla, però ecco, io spero che dipanare insieme il filo di questo discorso storico-musicale possa far nascere in voi che mi seguite e mi state dando un grandissimo sostegno morale. E spero che possa instillarvi un desiderio sincero e profondo di fare esperienze di ascolto, perché del resto è proprio vero ciò che diceva Pennac riguardo a leggere. Il verbo leggere non sopporta l'imperativo, avversione che condivide con altri verbi come amare, sognare, e io direi anche ascoltare, non posso dirvi ascoltate, ascoltate Josquin, ascoltate Madrigali, non sarebbe legittimo usare l'imperativo. E per questo, anziché usarlo, cerco di accompagnarvi nei secoli e così facendo è certo che soddisfo un mio bisogno personale di riordinare le sinapsi. Quindi grazie, perché nel parlare a voi pubblico virtuale ho lo sprone davvero per ripercorrere la storia alla luce delle mie esperienze artistiche e è davvero bello per me continuare in questa direzione. E vi saluto ringraziandovi di cuore per la vostra attenzione e ci vediamo nel barocco.